Deficienti di sti stupi. Io ragazzi, io vengo dove siete, non sono né fube né tantomeno gli altri. Io vengo da voi e vi strappo le gambe. È una promessa. Testa di cazzo. Bravi, rovinate i canali degli altri, bravi. Raga, io vi spacco le gambe, non è una minaccia, è una promessa. Bravi, rovinate i canali. Arrivato, ora che succede? Io spero, porco due, che... Ma guarda, non vedo, perché sennò poi mi bannano a me. Banditi di merda. Mortacci vostra e di tutti quelli che vi stanno intorno. Strappo l'anima dal corpo. Strappo l'anima dal corpo. Buonasera, anima strappata dal corpo. Ma che stai a fa? Ricordate che i squali stanno arrivando. Tempismo. Momento mafia. Vuoi baciare l'anello targato Mr. Mar? Facciamolo vedere, Sborra. Facciamolo vedere che c'è effettivamente il mio nome. Ragazzi, mi ha baciato veramente. Vuoi baciare l'anello? Il nome. Ok, perfetto. Vabbè, lasciamolo lì. Hello! No. Clochard! E benvenuti in questa nuova trasmissione! Grazie mille a tutti questi bellissimi sub! Come state, ragazzi? Fa caldo dalle vostre parti? Mamma mia! Qui abbastanza, devo dire. Che schiuma! Oh, magia, magic! Ma la voce va molto meglio, vero? Quindi io meglio, stavo. Meglio. Allora, partiamo subito da un contenuto imprescindibile. Direi che siamo. Mi ha abbastanza sorpreso, devo dire. Oh, cos'è? Oggi vi facciamo vedere che cosa c'è dietro questi due bei faccini. Due bei piedini! No. Due bei piedini! Simpatiche però, eh. Simpatiche, sono delle TikToker. Sì.
Oggi vi facciamo vedere che cosa c'è dietro questi due bei faccini. Due bei piedini! No, no, i piedi no. Cioè, la trasformazione non la nota nessuno. Vabbè, certo. Certo, è ovviamente il test è quello. Sì, cioè, sono molti distratti. Io forse al quarto rewatch cioè, ho cominciato a vedere Peppe Fetish. Io ancora no. Ma non è Peppe Fetish, no, sì. È David Rubino. Infatti, ah. Se ne stava a dire. Tirandolo pa' arriba perché vai le cocotà. Vai, la, me, ay. Ay, 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 ay. Bailame cocodán, brinda como Tarzán. Me encaramo arriba de ti, te como como un flan. La bola se me inflan, claro que se me inflan. No te estás amateando como que son un pipuán. Tómala donde... Tutto fiero. Quando è che fa? Quando fa tipo... Ma io apprezzo molto, io ho detto sempre, apprezzo molto Rubino e il suo saper stare sia al passo coi tempi, sia al passo col mercato. Vero. Questa è una cosa che va sempre riconosciuta, ragazzi. Vero, cioè, vero, c'è poco vero. Da dire. Grazie, io ragazzi, per i sub. Non ne sono in grado. Ma chi è questo? È un nostro fan. Ah, sì. Vedi che abbiamo stile. Un contributo video. Ma perché ha la maglietta di Young CEO? Perché è Young CEO. Ah. Ah. Avete presente il donatore? Marmi, splendida sirena. Avete presente? Ma sì. No? Entrava a cazzo. Però non so mandava. Perché Marmi, splendida sirena. Perché hai fatto una specie di... Diciamo, hai utilizzato un tono canzonatorio e... Immediatamente mi è apparsa l'immagine di Marco che canta Barbie, splendida sirena. Che a me quella canzone è un trauma, quindi... Ma rifai un attimo, ti prego. Barbie, splendida sirena. La sirena. Ci faccio salire. Vabbè, comunque Young CEO, ragazzi, un nostro top donator. Vediamo un po' cosa vuole dirci con questo contributo. La guida turistica qua è fondamentale. Adesso ci accompagneremo per fare un viaggetto qua nelle zone penivrode. Vediamo un attimo com'è che andrà. Comunque buono, Roma devo dire molto bella. Me l'aspettavo così carina, andiamo dai. Penifraghe. Ma che significa? Limitrofe forse volevi dire. Esatto. Le zone limitrofe. Aspetta, fammi ridurre. Sì, ma io mi invento le parole. Aspetta. Fondamentale, adesso ci accompagneremo per fare un viaggetto qua nelle zone penifrode. Penifrode? Era super cazzo. Non lo so, sì. Ma lo sapete poi in realtà di chi è veramente questa voce? L'ho capito dopo diversi giorni. Un telecronista a me qualcuno mi ricordo. Qualcuno si ricorderà la lore della vicina. La vicina della nostra casa, quella vecchia. Dello studio vecchio mio e De Simone parlava esattamente così. Avete rotto il cazzo con sta musica fino alle tre di notte, io devo dormire. Meno male che ve ne andate de rotti coglioni. Esatto. Grazie. Ma che c'è? Non vedi Ace Ventura? Quanto è bello. No, ma raga, ma che è un lazzaretto qui? Mi è venuta la tosse. Ma serio? No. Aspetta. Ho già iniziato ieri sera, è stato di ma che c'ha sta sedia? Ah, perché ti sei messo là ieri. Sono seduto sulla sedia. Sua sedia. Sulla sedia del malore, non lo so. Porca troia, sta ancora a tossire. Ma che comunque. Dice, sifilide? Che può essere? Sì. Probabile. Oppure gotta. Stiamo un po' rovinati comunque. Eh? Malattie medievali. Hai la tosse. Tossì dalla schiena. Di conseguenza ho deciso che non fumerò alcuna sigaretta. Ok. Così, volevo dirlo anche alla chat, così mi faranno... Se mi autosgarro. Ok. Però è una cosa che mi sono detto di fare. Detto questo, visto che ci sono tutti, possiamo sganciare la notizia bomba. Come da titolo, che non è un clickbait, stranamente. Il Cerbero chiude i battenti. Magari. No. No. Che cazzo? Non ancora. Barbie, splendida sirena. Abbiamo un incredibile video tributo
realizzato da Jerry Biscotti e PGN sul nostro maestro. Devo dire una cosa, me lo sono spoilerato perché dovevo valutarlo. E si fa molto piangere. Ma prima un contributo che il zio ha mandato, perché Marco, ho appena capito perché ho la tosse. Devo fare inquadra qua. Segui quello che ti indico io, eh. Ma lo sai che mi sta da fastidio a me. Ma lo sai, c'è sto a un metro e mezzo. Mi sta da fastidio a me. Qua, stavi qua soprattutto. Ieri però stavi qua tu. Ieri sì, però tutti sti altri giorni. Questo, no. Se tu ti addormenti con questo sparato addosso, devi chiamare un osteopata quando ti svegli. No, ma poi c'ha dei filtri terrificanti. Cioè, dietro c'è sta la vita. Sembra di vedere Mordor. Dietro c'è sta la vita. Sì, se tu guardi nei filtri, è tutto verde. Ce l'abbiamo da 4 anni e non abbiamo mai pulito. Poi è umido perché c'è l'acqua del ghiaccio. Sta un ecosistema, raga. Ah, ma sì, sì. Stanno a riformare i dinosauri là dentro. Sì, sì. Capito? C'è un diorama proprio. Un insetti, sì, sì. Vabbè, allora andiamo avanti. La zuppa primordiale. Io vedo che il tizio dei condizionatori ha fatto un ottimo lavoro. No, in realtà deve tornare, deve tornare. Okay. Probabilmente andranno sostituiti. Mamma mia, ragazzi, è un casino. Tanto per buttare due sordi. Ma ho capito, Gianluca, tu hai mandato questo perché ha la tua stessa voce? Io ho mandato questo innanzitutto perché mi fa ridere proprio l'attore, okay, che ha la voce così, capito? Okay. E poi perché ieri io parlavo così apposta al centro de fa il meme, okay, ed era una cosa molto comica che mi faceva in mente questo. Fuori col tema, distraggo! Ma che mi sta a seguire? Che mi sta a seguire che non mi posso buttare? Rispondi! È distante o vicino? Rispondi! Oddio, mi ho quasi preso! Ma lo chiami, per favore! Ma che vuoi, la mettere voi? No! Ma che cazzo è? Fermola! Sì, no, io sto fermo, basta che mi ferma pure il cane e mi fa scendere, per favore! Fissaci, spazza! Qua con le mignotte non ci dovete da venire, quante volte ve lo devo dire? Io non sono una mignotta, Ma come si permette? Ah, non sei una mignotta? No! Allora ma che amica carabinieri, così vedremo come si mette. No, signore, scusi, no, prima che chiami i carabinieri, facciamo una cosa. Se lei mi fa scendere, io e lei ci mettiamo un attimo d'accordo, ha capito? Vabbè, dammi 150 euro, va. Ma lei è veramente una merda, te uomo, eh? Amore, non ti ci mettere pure te, perché è già una situazione paradossale questa, va bene? Ma merda? No. Ma me dai 300 euro, se no chiami i carabinieri. Senta. Anzi, è uguale comunque. Sì, sì, ah, sì, quante volte ho detto qua che le mignotte non ci dovete venire. È uguale. Ah, ma sono peccato. Fa troppo ridere. Ma questo girava con la maglietta dalla scritta Pusher, arrestato con mezzo chilo di droga. Vabbè, ma questo è un fenomeno. Ci sta. Un genio. In Puglia un uomo girava con la maglietta con la scritta Pusher, i carabinieri insospettiti hanno fermato la sua vettura e hanno trovato mezzo chilo di droga. Ma che vuol dire carabinieri insospettiti? No, ma quella è la cosa più assurda dell'articolo, insospettiti dalla maglietta. Vabbè, no, sì, però c'hanno pure preso. Fanno le loro ronde, devono capire chi è Pusher o meno. Vedi uno con la scritta Pusher, cosa che quasi quasi preso. Ah no, ce l'ho il video. La cosa più assurda, ci te pare che uno è così scemo. Eh certo, invece uguale comunque. La guida turistica qua è fondamentale. Adesso ci accompagneremo per fare un viaggetto qua nelle zone penifronte. Ma vediamo un attimo come che andrà. Comunque buono. Roma devo dire molto bella. Me l'aspettavo così carina. Andiamo, dai. Zone Non mi ricordo mai come dici, frate. Fondamentale. Adesso ci accompagneremo per fare un viaggetto qua nelle zone penifrote. Penifrote? Che non lo dice bene a volte. È bellissimo. È tipo un po' super cazzo. La penigro. È tipo. Sì, esatto. Tipo come se fosse di Mantani. Questo è grevissimo. E poi non ha un cazzo di senso. Quando lei. No! Quando lei ha le sue gocce rosse, cioè vampiro? Sì. Oppure melograno? Sangue dal naso anche. Ma però che cazzo c'entra? Ma cioè, poi ancora questo disfasino. Sì, però non ha senso la caption. Però fatto ride, sono, no, fa ride, sono onesto. Fa ride di per sé, però non la è quando... La caption è perché te fai le seghe che non quando puoi scopare che sciarciglo. Però poi sta a suonare la chitarra, Despacito. Despacito poi mi sa che è un po' di anni che è uscita fuori quella, la cultura popolare, però ok. Il pombo meriesce. Vabbè.
Spacito. Allora, prima vediamo una stronzata, una bella virgolata. Big Luca. E poi ovviamente il tributo verso la fine, che ci siamo levati tutte le cazzate, tutte le virgole, tutte le cose varie, perché è una cosa seria. Allora, stiamo chiudendo tutte le trame. Esatto. Il cristalle derubato in live. Ammazza il cristalle, sempre l'ho riconosciuto. Neanche ma io. Ma è cambiato un po', è tutto gonfio, che ha fatto? O l'inquadratura, è sì, Dubai. È bella, no, sì, secondo me sì. È stanco. Bella Dubai. Che gli rubano. È Dubai, Dubai. Bello. Anche detta Ostia Antica. Ostia Antica, non è anche... No, no, sì, è palesemente Dubai. No, antica. Quello con i ruderi. Bello, sì. I sorci. Anche detta veramente Maccarese. Bello. Vediamo. È meglio Maccarese. E poi soprattutto, ragazzi, scusate, ma c'è un bug in questa immagine. Sì, in effetti. Cioè nessuno ha notato. Io sì. Tutto a posto. Lo sappiamo solo io e te. Che c'ha il cappello. Ha due cappelli. C'ha due cappelli. C'ha due cappelli, infatti. Però ha nascosto il suo vero cappello, diciamo. Per proteggere il cappello dai raggi solari. Sì. E infatti l'universo sistemerà tutto, come sì, è giusto che sia. Eh sì. Lo so. Sei l'amico streamer tu? Cosa, bro? Sei l'amico streamer ancora. In che senso? Amico ora. Sì, fra, siamo amici. Come che ti chiami? Il cristalle, fra. Vai, ti inizio a seguire. Il CRY. Ciao a tutti. Allora. Il cristalle. Non so se ho Twitch adesso. No. Sì, ce l'ho. Grazie, bro, non sono famoso, fra io. Come che ti chiami? Il CRYSTALE. Grande, bro, bello. Cazzo fa, figa. Mi ha dato il cappello, bro. Adesso no, e te con quel cappello, ridammelo. No. La cassa. Scusate un attimo, ma che cappello era? De Marca? Si chiama La. Los Angeles? La. La. Ma secondo me è il suo amico, palesemente, per fare content. Non lo so. Guarda, il dubbio che mi viene è che appena si avvicina si tiene il cappello, come se fosse d'accordo. Però boh, magari pure che era in paranoia, giustamente. So. Ma cosa sto cappello, ma regà? Sai che mi sembra strano che uno ruba un cappello sapendo che quello sta in live e che quindi lo riprende. Sì. Ma lo sai che magari ti sei messo d'accordo, vengo a una certa, te rubo il cappello. Ma poi un cappello che vale in cazzo. È poi? Regà, quindi per quello sta così. Sarà De Marca, non sarà De Marca, c'ha qualcosa sotto. Ma pure se fosse un cappello del cazzo. Ma pure per riguardarsi la clip. Ci stanno New Era che costano 10-20 euro, che sono paragonabili, se non migliori. Rivediamo. Non è che gli ha rubato un cappello, capito? Rivediamo. Un Gucci. YSTALE. Grande, bro, bello. Cazzo fa, figa. Mi ha dato il cappello, bro. Adesso rincoro chat. Oh, porco Dio! La cassa. Lo metti in slow motion momento che glielo leva, quanto tempo ci mette a capirlo? C'è tempo. Fizz the beauty. Oh, perché si vede così, chat? Perché si vede così? Aspetta. Sta in verticale. Fai content, bro. Ok, ecco. Poi c'è la sabbia. Cazzo fa, figa. L'ho visto, vedrà. L'ho visto. L'erba no. Non calpestare l'erba. Sono andato. Ha perso. Figlio di puttana, figa. No. Figlio di puttana. Sono ribecco, ragazzi, veramente. Finisce male oggi. Mi dispiace per lui, cioè è una vittima in questo caso. Sì. Una dinamica strana. Scusi,
per caso visto uno c'è un complice, sarebbe veramente da elogiare se fosse tutto preparato, compreso il complice che appena lo vede deve scappare, sì. Tipo gli ha dato proprio i ruoli, no? Tipo piano sequenza, appena arrivo io parti tu in quello camion, quello col cappello sta dentro, sì, questo camion, esatto. Sta dentro al camion, esatto, sì, sì. Poi soggettiva del tizio dentro al camion col cappello, sì, sì. Ho rubato il cappello del cristallo, poi arriva comparsi dislocati, poi arriva dal boss, gli dà il cappello e fa coglione, non avevi capito un cazzo, non intendevo quel cappello sotto. Quello sotto lo scalpo, e finisce così un cortometraggio stupendo, il cortometraggio che si chiamerà il cappello, no, come si può chiamare, hanno rubato il cappello del cristallo, sarebbe troppo, non è quel cappello, ma non è quel cappello. Raga, ma se non fosse un cappello, ma magari un copricappello, the last cappello, l'ultimo cappello, pure l'ultimo dei cappelli dovrebbe non essere carino, so, non so. Ma poi perché questo c'ha sta fretta adesso? No, ma raga, qua fa ride tantissimo che lui chiede, ma cioè hai sentito che ha no, detto? No, aspetta, aspetta, aspetta. Scusi, per caso hai visto uno correre col cappello in mano? Per correre col cappello. Sì. Cristale che figlio chiede di uno puttana, col cappello. Figa. Giuro ragazzi, finisce male. Per caso ha visto quello col cappello. Ma sei te? È il cristale che lo chiede alle persone. Ciao, finisce male oggi. Finisce male. Finisce male. Poi non torno a casa oggi, raga, veramente. Scusi, ha visto uno col cappello meno che correva via? Uno col cappello in mano. Non l'ha visto? Ma porco Bustad. Dio! Bro, Bustad. Hai visto uno che correva col cappello in mano, fra? Con chi spacco la testa, fra, adesso, giuro. Sono tutti e tre un cappello. Fra, mi ha rubato un cappello, uno. Giuro, fra, walla. Giuro su Dio, gli ha detto in arabo, ma perché? Vabbè, bella, ciao, grazie lo stesso. Cerchi una donna? Wow. 9 milioni di italiane usano Tinder per farlo. Cerchi un prodotto? 8 italiane su 10 hanno dichiarato che almeno una volta hanno rimesso un prodotto sullo scaffale per acquistarlo. Vi ricordate lui? Sì. Il tizio del dropshipping, quello che ha la maschera. No. Come no? No. Dai, quello... Quello che avevano... Era uscita fuori la notizia dello spaccio. Che gli avevano fatto i polsi freddi, quello là. Ma non so se è arrestato, però... La notizia, intendo. Dimmi mica la fattualità lui. Del caso. Cerchi un po' di svago? Beh, gli italiani passano 3 ore al giorno online, secondo ANSA, la prima agenzia di informazione multimediale in Italia. Perché ti dico queste cose? Semplice, perché il mondo è cambiato. Non viviamo più nel mondo in cui vivevano i tuoi nonni o i tuoi genitori. E che ti piaccia o meno, questa è la realtà. E sappilo, puoi fare 3 cose. 1. Vai, dimmi. Puoi fare finta che non sia vero. 2. Puoi usare questo enorme potere per fare cazzate, perdere tempo o diventarne schiavo. Quale potere? Quale potere? Oppure puoi vedere i miei video. Qual è, quale potere? Quale potere? Lui è potere di cosa? Ricco. Del cambiamento, ma è cambiato il mondo, no? Quindi? Lui sa. Si guarda, lui cioè sa. È vestito bene, attorno a lui è tutto dorato con ghirigori, sarà una persona di successo, no? Mica? Certo, sì, bravo. Il quarto potere. Cioè. La casa di casa Monica, poi. Come fai a non fidarti? Cioè, io già che vedo una persona così, già so qual è il punto 3 e investirei tutti i miei averi. La cosa numero 3, utilizzare questa immensa opportunità per guadagnare soldi, costruire il tuo futuro e quello dei tuoi cari e creare anche tu, come hanno già fatto moltissime altre persone, la tua attività online. Esistono migliaia di attività che puoi fare online, ma io qui voglio parlartene di una, la più facile per iniziare, nonostante fossero senza budget, senza competenze e senza partita IVA. Ti mostro giusto qualche risultato che sono riuscito a far ottenere. Loro due sono Alessandro e Tommaso, due giovani ragazzi di Milano che grazie a questo tipo di metodo e grazie al... Analytics di YouTube, io sono di bene un par di video. Sì. Hanno fatto 2 clickbait. Da incassare oltre 2 milioni di dollari in soli 16 mesi. E pensa che prima facevano i driver su Deliveroo. Allora, a parte il fatto che... No, non posso tornare indietro, cazzo. Allora, nessuno utilizza mai quelle due emoji. Il grafico con Stonks e l'astronave. Quelle sono proprio il classico copy-paste dei messaggi che ti arrivano. Ehi, vuoi crescere di follower su Instagram? Clicca qui, psh, con emoji l'astronave così, giovani. Stonks. Oddio, mai nessuno utilizza quelle emoji, ragazzi. È proprio impossibile. Comunque okay, io investirei volentieri, Sì, anche io investirei volentieri.
quei video là delle analytics mi hanno ricordato un video che ho visto tipo un mese fa, perché mi stavo informando su, proprio sul funzionamento degli YouTube Shorts, e mi sono, sono incappato in un video che spiegava come guadagnare soldi facili attraverso YouTube Shorts. E c'è tutto un sistema di clickbaiting, di mettere la copertina giusta per entrare tipo in una sorta di calderone, tipo una home degli shorts, eh? Sì, tipo che entri nell'algoritmo e inserito in quelli già virali. Ok. Diciamo, e così puoi fare tanti soldi. Cioè, c'era gente che c'era tipo 20 canali dove caricava shorts tutti uguali, tipo di gattini, queste cose comunque vanno, capito? Okay. Carica gatti, carica questo short. Ma non te danno già... pochissimo però. No, però tu ne metti tipo 200, cioè ci sono dei sistemi alla call center, non so come dirti. Ma anche con botting, cioè nel senso che li caricano automaticamente. Sì, per guadagnare un sacco con gli shorts e quindi diciamo generare ricchezza dal nulla. Però secondo me sono metodi pure un pochetto... C'è visco un cazzo. Era più creativo del Limello quando caricava le canzoni di Sanremo. Su quello YouTube. Sì, almeno c'era un contenuto originale. Quello era geniale, ragazzi. E chiusero quel canale a Delli. Ah, sì. Durante Sanremo, ovviamente, la gente appena finisce la canzone va subito a cercare su YouTube. E lui caricava precedentemente i video con i titoli e l'artista, oddio, con la copertina dell'immagine del cantante che cantava. Poi c'era lui che faceva un'analisi della canzone prima di averla ascoltata. Era bellissimo. Analisi, cioè insultava gratuitamente. Oppure diceva cose a caso, tipo, no, questo è un grande pezzo. E comunque devo dire che Mogol ancora Yamol. Bellissimo, raga, bellissimo. Ovviamente faceva un boato dei visual perché era primo nei risultati, avendoli già caricati tipo giorni prima. Ma così c'ha un senso, cioè quell'arte è proprio buttare montagne di materiale inutile che però poi alla fine viene fagocitato dal popolo, alla fine. Non lo so, secondo Gattini, me devi, cioè, so, devi veramente caricare una mole devastante per tirarci fuori due spicci. Perché comunque non penso che diano chissà quanto. E magari è shorts. Il metodo è caricarne tipo 200 a botta. Magari uno deve avvirare, fa un milione, un altro deve fare. E non c'hai certezze poi. Ma ci vuole un botto di tempo. È il lavoro, per sì. È il lavoro, vabbè. Però se sei un bambino in Indonesia che non c'è un cazzo da fare se non vede i coccodrilli o fare sta cosa, la fai. Capito? Cioè, c'è sta chi lo fa. Il mondo è molto grande. Comunque mi fa ride che lui si sia riciclato in diverse forme. Cioè, ogni volta c'ha una nuova skin. Ma infatti non lo riconosco. Cambia. Si è espanso. C'aveva la maschera che faceva tipo il semicomplottista, poi... Ma aveva i capelli lunghi. Ah, okay, forse la maschera di il dropshipping. Era, no, sbaglio. Questo non è dropshipping, credo, perché qua si chiama lavoro da casa, ilgrandegioco.com, non era questo sicuro il sito. Poi magari è la stessa cosa. Diciamo, la base non fa si riconosce. Niente insoddisfatto. E ora ti allego qui a schermo un po' dei suoi risultati. Ora però, giustamente, ti starei chiedendo come hanno fatto. Certo. Proprio per questo ho creato per te un video evento di oltre 4 ore che ti spiega tutti questi passaggi necessari per lanciare la tua attività e diventare un imprenditore di te stesso in maniera super chiara, semplice e garantita. È un video ricco di valore. Che significa? Cosa vado a vendere? Cosa vado a fare? Mo ci arriva, piano piano. Come mo ci arriva? Mo lo dirà, secondo me. Se lo dice, guarda, l'ho sottovalutato. Ti aprirà gli occhi sul grande gioco in cui tutti i giorni sei immerso e di cui non ti accorgi. Basta che ti registri per guardarlo. È gratis e senza impegno. Webinar gratuito. Se sei una di quelle persone che ama perdere tempo e non imparare cose nuove che possono realmente cambiargli la vita, beh, in tal caso è meglio che lasci perdere e torni a guardare l'ultimo di Cindy Pérez. No! Clicca sul meraviglioso. Dice un cazzo, Davide, vaffanculo! Perché gratis. Mi hai illuso, non dice un cazzo! È stata una goccia, dai. No, mi serve. Che cazzo fai? Questa bandiera, questa posso. Vai, quella poi. Forza. La bandiera del Napoli ti può pure pulire il culo, Davide, per quanto ci riguarda. Guarda qua, una goccia. Pulisca. Ma il solo fatto che chiunque può farlo fa capire che non è una cosa seria. Chiunque può mettersi online e guadagnare soldi dal nulla. Non servono competenze, non serve partite, non serve un cazzo. La mascherina pulisce. A meno che non... Ti ha fatto troppo ridere. Che c'è, Davide? Ripeti la frase che hai appena detto. C'è un cazzo, non c'è partita IVA. Chiunque può guadagnare su internet facendo un cazzo. Prendiamo la macchina del tempo. Torniamo indietro. Punto esclamativo Satispay. Via lo spot! Ehi!
hanno effettivamente segnalato una fake news presente in questo incredibile spot. Cioè? Ad opera di Nicolò che verrà sabato. Ah, bollo auto nelle mie mani. È fantascienza. Questo è un bollo auto nelle due mani. È ora, no, in realtà. Ora è tutto vero, ragazzi. È il bollo della... È occhio, tutto occhio, vero. I dati sensibili. È arrivata pure una bella bolletta elettrica. Vabbè, allora aspetta, finiamo perché mancano pochi secondi, ma sono curioso. L'auto aziendale. Qui sotto con scritto registrati e accedi ora al video evento che cambierà per sempre il tuo 2022 e la tua intera vita. Io ti aspetto dall'altra parte e non dimenticare che le persone intelligenti, prima di valutare un qualcosa, lo provano. Clicca sul pulsante registrati. No, questa è poi argomentazione: se non guardi il mio videocorso sei stupido. Sì, sì. Genio del marketing, sì, veramente. Sì. Vabbè, ci inchiniamo. Ci vediamo dentro. Mi inchinerei. Oddio. Alla fine dell'evento non sarei più la stessa persona. La butto là, vai. Sarà la classica cosa, poi non lo so, può essere pure che non lo è, che io so che un sacco che vendono su internet, compri su Wish, vendi su Amazon, so 10 anni che lo fanno. No, questa è una cosa che non si può fare. Ma peccato, non lo sappiamo, no, perché non ho detto nulla, si solo ho detto fare. Cambia la tua vita. Ah, si può fare. Si può fare. Sorbendo di 4 ore delle mie cazzate. 4 ore. Cioè 4 ore mi guardo 3 live del Cerbero. Vabbè, un bel ragazzo, Per carità di Dio, però sua, 4 ore sono tante, sì, sì. Cioè 4 ore veramente, non lo so, cioè mi guardo l'attacco di giganti. Davvero. Allora. Ma poi c'è un'affluenza, ma sono tanti e dicono quasi tutte le stesse cose, cioè nulla. Ok. Sono troppi, allora, sempre uno diverso. Piccola introduzione. Questo è l'ultimo video del lato oscuro della TV, in cui ha voluto parlare della falsità di Stranamore. E per parlare della falsità di Stranamore, i primi 2 minuti parlano di me, perché mi seguiva. Okay, e quindi ha detto: userò il metodo Dudubbi o Tutubbo, che dir si voglia, per fare questo video su Stranamore. Questa cosa che Stranamore era finto, assurdo. Io mi ricordo Stranamore con coso, Castagna. E molti commenti sono: come faceva a non accorgermene che era fake? Beh, erano ragazzini proprio. Io mi ricordo che era proprio quando vedevi la TV, tipo quando vedevo il bagaglino, c'ero proprio talmente piccolo che vedevo tutto con altri occhi. Sarà bando. Magari quelli più grandi, un po' cretini, però noi eravamo troppo piccoli. Ma sai che c'è che la TV c'aveva... bollino di autenticità, sì. L'hanno detto in TV. C'era solo quello poi. Madonna. Sì, vabbè, c'era la radio, il giornale. Però comunque era bene o male la realtà, la verità. La TV dice solo la verità, sì. Vediamo. Ma sti cazzi, se è finto si sanno ste cose. Aspetta, so. Vabbè. Se la falsità fosse una creatura demoniaca, lui sarebbe Claudia Cole. Se l'inganno fosse l'imparzialità, allora lui sarebbe Emilio Fede. Se la messa in scena più spudorata fosse gender fluid, allora lui sarebbe Simone Pillon. Le gesta di Tutubbi o Dudubbi, nome d'arte di Simone Santoro, content creator, musicista e cuore pulsante del Cerbero Podcast, sono animate da anni da una missione, quella di smascherare gli inganni e le truffe perpetrati da alcuni canali YouTube che nel corso del tempo sono riusciti a fidelizzare i propri iscritti attraverso la rappresentazione più scadente di pranks fasulli ed esperimenti sociali tanto falsi quanto mal recitati e mal organizzati. Ma che cavolo hai là? Che schifo! Che schifo! Che schifo! Ma cosa veramente? Negli occhi del nostro sceriffo del web brillano sì le luci ad anello, ma anche e soprattutto l'accecante bagliore della giustizia. Il desiderio più sfrenato di ristabilire la verità oggettiva e di evidenziare i contenuti scadenti. Basta! Questo video è un omaggio a lui, al nostro piedipiatti dell'internet e soprattutto al suo canale YouTube, YouTube fa cagare, che nella seconda metà degli anni 10 tentò con successo di mettere in ridicolo molti stratagemmi architettati da molti youtubers per incrementare i numeri delle visualizzazioni e degli iscritti. Già Stremo, già Marco Zagato, erano in vena di avvicinare madri innocenti al parco giochi al fine di sequestrare i loro pargoletti sotto i loro occhi, caddero spesso nella piscina dell'umiliazione pubblica gettati in acqua dalla nostra spintarella di beato tra le donne con la barba e gli occhiali da sole. E oggi mi ispirerò spudoratamente al suo format adattandolo all'universo del tubo catodico. Perché la falsità non riguarda solo il web,
ma anche quella che potremmo definire la Golden Age della televisione commerciale. Le trasmissioni di grande successo degli anni 90, sulle quali un pubblico forse meno ingenuo di quanto si pensi, ha sempre nutrito seri dubbi. Perché la cosiddetta TV verità che affonda le radici nel decennio dei Nirvana e dei Venga Boys e che ha fatto della pornografia emotiva e della condivisione volontaria delle gioie e delle sventure dell'uomo comune i suoi cavalli di battaglia, si basa molto spesso sulle post-verità, sulla realtà manipolata, se non totalmente inventata. Cominciamo quindi questo viaggio nella fake television, salendo a bordo di un camper e sfrecciando a tutta velocità sulle strade dell'amore e della falsità. Bello il termine pure pornografia emotiva, no? Spesso ne parliamo, sì. Anche ne abbiamo parlato, il live intimo e tutto, no? Sì. Quello non era altro che proprio una... TV del dolore pure. Basiamo proprio un format su quello proprio, no? Sì, sì. Ma non me lo ricordo bene, neanche l'ho visto il video, quindi... Ma vogliamo vedere? Cioè, due minuti. Vogliamo vedere. Dai, vediamo l'inizio. Poi noi ripetiamo tutto che merita... Se volete mettere il link in chat del canale, ovviamente, no, moderatore, ragazzi. Minimo. Merita più visual questo ragazzo, è forte. È molto bravo, molto bravo. Poi non ricordavamo questo. Baby, you're the one, there's no doubt about it, love. Yes, tempi bui. Honey, you're the best. Forget the... Questo split screen, mamma mia, gli anni 90. Poi questo mi sembra già più recente, mi sa. Poi rivederlo adesso non è per nulla epico, è tristissimo. Sì. È tristissimo. Sono morti tutti. Invecchiato tutto, no, no. Negato. Dai, madonna, raga. Ma come cazzo sei veste questo? Non... Perché gli... Perché è la cosa dell'uni, cioè. Oddio, santo. Ah, vabbè, è vero. Ma ride pure per quello. No. Dai, ma come cazzo si veste questo? Da Silvio Berlusconi è inizialmente destinato al daytime di Rete 4. Il format di Stranamore conobbe invece un successo sbalorditivo sulla rete ammiraglia Fininvest e nella collocazione più prestigiosa, il prime time. Solo per te. Però ti assicuro, me ne sono pentito moltissimo. Dopo di allora. No! Ma che era? È di un finto papà, infinito. Smettete di lavorare e venite a giocare con me oppure mi comprate un cane. Lo voglio bianco. Ambra, è venuto a casa tua, Ambra. Eh? Ambra. 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 Perché Stranamore è un programma che si racconta da solo. Nel senso che è tutto fake, che l'ora c'è. Si racconta da solo. Che voi scrivete voi. Stato sulla All You Need Is Love del 1992. Stranamore debuttò su Canale 5 nel 1994 con la conduzione di Alberto Castagna, che scomparso nel 2005 venne sostituito da Emanuela Fogliero con risultati nettamente inferiori a quelli delle edizioni precedenti, tanto da essere retrocesso sulla minore Rete 4 fino alla sua definitiva soppressione, datata 2009. Noi ci concentreremo fino al 2009, ma troppo è durato. Io pensavo che aveva fallito molto prima. 2009. Ho smesso di guardare la TV per fortuna. Se così è vero, durante le ultime edizioni ci sarà veramente le cose peggiori. Cioè, di solito, no, questi programmi così, come forum, più vanno avanti, più diventano trash, più si intresciscono. Certo. Infatti, quindi sarebbero da vedere. Sarà banda anche. Sì, Madonna, sì. Che all'inizio ma magari sarà banda, perché devi calcare sempre di più, sì, penso, no? Cioè, poi vabbè, dipende pure che obiettivi vuoi. È vero. Raga, ma quanto ci ha influenzato sarà banda? Tantissimo. Però se vi ricordate, infatti, sarà banda iniziò con qualche personaggio particolare, però comunque sempre all'interno del gioco. Poi completo wrestling, totale wrestling, era un friction, sì, a un certo, sì, punto. Sì, sì, sì. Hanno calcato la mano. Sì. Ma Papi che si lanciava. Poi all'improvviso e tricchetta sì, la Bamba, quella era un'altra cosa che non dipende la Bamba da... sì, era volutamente trash, ovvio, specie però le edizioni ultime, il periodo di massimo splendore del programma, e quindi sugli anni 90, quando il format toccò punte di quasi 11 milioni di spettatori e ottenne un ascolto medio di 9 milioni e 505 mila telespettatori. Dati che oggi solo il Festival di Sanremo e le finali di Champions League sono in grado di ottenere.
A bordo del suo iconico camper brandizzato, Alberto Castagna girò l'Italia per più di un decennio, al fine di aiutare uomini e donne single a trovare il tanto desiderato amore della vita, oppure a ricucire rapporti che sembravano destinati a finali tragici, attraverso gesti eclatanti compiuti pubblicamente davanti alle telecamere da coloro che provarono a cambiare le sorti delle loro moribonde relazioni sentimentali. Ma è geniale, ragazzi, non è possibile vero. Affermare con certezza che tutte le storie raccontate nello studio di Stranamore siano state inventate di sana pianta dagli autori e interpretate da attori e comparse dietro compenso. Ma quella che sto per raccontarvi non Marco, la so. Tutto a posto. Ma sai che mi viene male? C'è voluto credere per 10 secondi. Poi io da ragazzino ci credevo. No, però è finto. Però immaginate se fosse vero, che quanto è a livello dei reality, quanto cazzo è interessante come cosa. E lui ti ama! Sì, perché sì. Non lo... Ma funziona. Il presentatore in mezzo a sta cosa. L'evoluzione ora è tipo Ex on the Beach, che magari cioè, sono cose vere là. Tra il vero, sì, tra il vero e lo scriptato, sì. Nel senso... Tu scripti il contesto, metti le persone giuste, sì. E poi qualcosa di reale succede. E scegli bene. Capito? Un po' di stress, un po' di situazione, qualcosa un po' esce di depe. Fuori. Beh, il Grande Fratello sai, forse è stato vogliono, uno dei primi in Italia a fare sta cosa. Perché loro vogliono comunque la spontaneità, però sì. Certe cose e ci portano anche sì. Forzatamente per sì. Testimonianze che ho saputo, Sì, immagino. Beh, ti spingono certo. Proprio verso certo. Un punto e poi col montaggio comunque. Ma come il collegio, ottengono no? Quello che vuoi. Il collegio uguale. Cioè, alcune dinamiche sono reali, però sì. Te danno il ruolo. Sì. E sì. Cioè, diciamo che disegnano i tuoi eventi prima. Cioè, questa è l'attivista, questa è quella persona che ha il ruolo X, no? Sì, quella è proprio è così, la TV che fa così. Sì, quando scendi i concorrenti. L'evoluzione di questo è Grembaut. È chiaro, se c'è un programma che fa 11 milioni di spettatori, non puoi stare lì a girarti i pollici aspettando che le coppie arrivino. Certo. Le storie belle, avvincenti di persone presentabili che sanno parlare, esatto. No, che te esce una puntata fatta bene, arrivino. Regà, su, mm-hmm. Infatti, no, non fributiamo tutto. Abbiamo visto 5 minuti, poi guardate il continuo sul canale. Ed è per questo che noi non facciamo i villain in provetta. Perché esatto. Noi siamo dei veri e propri villain. Non funziona più che altro. La verità. Finale inaspettato. Painty, hello. Can I dedicate you a song? Sure. Come on, Nikki. Sorry, I'm dead. Hi, Nikki. Can you hear me? Oh my god, are you watching me right now? Yes, sorry. Can you hear me? Yeah, I can. But... Oh, nice to meet you, wait, Nikki. Can I dedicate you a song? My best, going to... my favorite song. Yes, you can. I'm going to try and make this as seamless as possible for everybody else. Okay, nice. Are you ready? I'm ready. I'll mute the mic when you're ready. Real recognize real Sicoria di me Peter Carter check it, esclusivo. Uno sparo nel culo di chi parla di quello che scrivo. Gundeleros, we do the patto di sangue. Menci mello, we still smoking piante. Ok, no. Tutta a memoria questa, ragazzi, che vuol dire che fa? Questa tutta a memoria, Simo! Nel 2005-2006, questa tutta a memoria! Ma io no, senti, però... Senti, come parlo, porca puttana, davvero, sembro Orfaina, oh. Mi sto vergognando, ecco, mi sono rivista la live l'altro giorno, ero tutto irritato, l'ho capito dopo che ero io. Pensavo che era Orfaina. Guarda, Orfaina, quante cazzate è tutto irritato, no, non capivo che diceva, sennò ci arrivavo subito che ero io. Il problema era proprio la tonalità, capisci? Non capivo che ragazzi, diceva. Vi ricordate... La nostra cara amica Doha Zaghi. Certo. Sta andando avanti nella sua carriera politica. Candidata sindaca San Bartolomeo, imprenditrice per il partito gay LGBT+. Partito gay, secco così. Un'Italia ambientalista liberale LGBT+. Cioè quella pagina che sembrava una parodia. Ma esiste sto partito veramente? Ma io so chi esiste, votare. Sì. Certo, ma... Prima l'amore, adozione più semplice. Ma sarà prossimo, secondo me, al trono. Top omofobia.
Ma solo io... quello o ci stanno altre proposte? Ma vedi, guardiamo. Hai il mio voto, votiamolo, ragazzi. Io li voto. Ma io sono curioso davvero, ti voglio vedere se ci stanno cose interessanti. Ma già in questo partito lei è molto più coerente, diciamo, cioè c'è azzecca un po' di più. Sì, diciamo. Provocazione, temi sociali. Ma poi mi vado a informare, voglio vedere per curiosità. Allora, siamo pronti, ragazzi? Prontissimi. È arrivato il momento. Ti piange. Contenuto esclusivo. La perla. Com'è che si può definire? Cos'è? Una perla? Un talismano? Cos'è? Sì. Sì. Una battuta, regà, che lo votiamo in base al nome. No, non è una battuta. In realtà no, Marco. Cioè... No, però dicono votate solo in base al nome, sì, quindi esatto. Scusate. Sì, sì, esatto. Come il 99% delle persone. Effetti, poi ma quando voi potrete votare, ne riparleremo. Un penidrafo. Ok, allora, Gerry Biscotti e PGN. Let's go. Le zone penidrafe. Bene, vorrei chiederti, diresti che questo canale sarebbe stato la cosa di mai visto su Twitch? Che cosa intendevi? È ancora così. Il solo fatto di vedere me e Mar in una sola stanza a parlare di cose così basse, quello è mai visto su Twitch. E nel mondo, direi io. Nel mondo e nell'universo. Nella galassia. Volevate il chitarrista più veloce del mondo? Eccomi, sono arrivato. Volevate il podcast migliore del mondo? Eccoci, siamo arrivati. Ma vattene a fanculo per cortesia. Pronto. Pronto. Che cazzo l'ha fatto entrare questo? Sì. Proprio attori che stanno a Hollywood. A Hollywood! Ho detto mille volte che non voglio nessuno in studio mentre lavoro! Basta! Che vuoi, chiami? Ciao papà, grazie mille. Stavo dicendo... Da dove chiami, Gabriele? Spoleto. Spoleto, abbiamo già ricevuto varie telefonate da Spoleto. Spoleto mi piace. Lavora tu! Ti chiaccia! No! Che è la pelle dura! Io sono creatura! Non posso lavorare! Da dove chiami? Pisa mi piace! Ci avete creduto? Ci vedete? No? E fate bene, perché è una grande cazzata! Da dove chiami? Da dove chiami? Piacenza mi piace. Abbiamo già ricevuto varie telefonate da Piacenza. Ma perché a me non me ne frega un cazzo di queste cose, capite? È roba così. Sei un anno di più. Sei un anno più vecchio. Sei un anno più vicino alla fine. Io non so mai se è giusto fare gli auguri di compleanno oppure no. La vita è il nemico. La vita è il nemico. Non me ne frega un cazzo delle critiche. Uno mi piace. Sei umano come me. Anche se io in realtà sono nato in America. Io sono Henry Philip John Benson. Non è così. Non è così. Mi stai raccontando un mare di cazzate. Che è successo? Non eri più rock. Non eri più metal. Grazie Gianni. Ciao. 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 Mio padre era una grande donna. Era una romana verace. Ciao Gabriele. Ciao. Ciao Gabriele, ciao, il sergente sbolognato. Ciao Gabriele, ciao. E quanti, io quando ho rivisto sto video ho detto porca troia, oh. Proprio dall'inizio. Sì, sì. Che presa. Ma da ancora prima, io addirittura nelle canzoni che facevo, che a volte ho citato roba di Benson. Se ci pensate, noi facciamo un lavoro che è basato sul riempire il silenzio. Sì. E lui con queste sue frasi non era altro che una scialuppa di salvataggio a volte, una certo. Sorta di angelo custode, certo. No? Vero. Che ti permette di riempire il silenzio con le perle sue che usava lui per riempire il silenzio che doveva riempire lui. Perché stava nella stessa posizione, se non anche peggio, ovviamente stando da solo in una TV regionale. All'epoca c'era una concezione, penso, di intrattenimento che era proprio opposta a quello che faceva lui. Gli unici link erano le tracce musicali. Sì, certo. C'aveva i link in testa, praticamente. Non mi sento molto bene, non mi taglierò le vene. Ma questa è una trasmissione da guardare in punto di morte. È una sigla. Molti non la sanno sta cosa. La sigla, sì, quella frase è una città di Benson. Molti non lo sanno. Che taglio. Richard Benson, un uomo che amava la musica. È un grande intrattenitore, maestro del one man show, almeno lo è stato per noi.
A Roma si usa questa espressione: speravo di morire prima. Carissimi amici ed amiche, dobbiamo purtroppo darvi la notizia più brutta possibile. Richard ha lottato come un leone anche questa volta contro la morte e purtroppo non ce l'ha fatta, ci ha lasciato. L'ultima volta però ci ha detto: se muoio, muoio felice. La vita è il nemico, questo è indubbio, l'ha sempre detto anche in tempi non sospetti. Anche la morte ha tentato di raggiungerlo ben 11 volte. Alla fine ce l'ha fatta sta troia. Ultimamente ho visto molta gente che ha cominciato ad apprezzarlo per quello che è, per l'essere umano che ha dimostrato di essere, no? Un vero e proprio leone combattente che fino alla fine dei suoi giorni ha continuato a fare musica. Questo, se ci pensate, è poetico, nonostante le difficoltà, nonostante la malattia che si porta avanti da almeno 20 anni, credo. È dovuto andare in casa di riposo, è dovuto andare, diciamo, in clinica per, secondo me, anche disintossicarsi dal mondo e riprendere un po' contatto con quel bambino interiore che ci fa scrivere le cose, perché quello è. Se ci ha insegnato qualcosa Richard, dobbiamo comunque andare avanti anche col sorriso, con l'energia, con la carica, perché classica frase che si dice, però la odio un pochino, ma in questo contesto mi sento di dirla: avrebbe voluto questo. E al di là appunto dei meme, del fatto che sia diventato uno forse dei primi fenomeni virali su YouTube, a noi ha non solo trasmesso tanto umanamente, ma insegnato effettivamente come fare parte di questo lavoro, perché molti non si rendono conto di quanto fosse difficile tenere una trasmissione come la sua, spesso con un copione abbozzato, improvvisazioni, momenti in cui bisognava riempire la videocamera di nulla, tramutava queste a volte aneddoti ingigantendoli un po' come la figura del protagonista di Big Fish, altre volte prendeva delle barzellette e le trasformava in pseudo vita reale. Benson era, anzi è stato, il vero primissimo anticipatore del Cerbero Podcast, cioè lui teneva banco da solo con una telecamera, televida sto programma del cazzo, e riempiva gli spazi in maniera assurda. Cioè, c'aveva una capacità di calamitare allo schermo incredibile, anche come giocava col silenzio. Silenzio e urla, cioè, come noi. Noi siamo figli di Benson. Io quando lo vedevo da piccolo nemmeno ci pensavo a queste cose, non empatizzavo così tanto con questa cosa qui. Ho iniziato a capire quando abbiamo iniziato il Cerbero nella Casa Bianca. Facciamo le live in singolo, ogni tanto. E proprio ti puntano una telecamera, ci sei solo tu nella stanza. Nemmeno adesso che ci sto io, però ci stanno pure gli altri. Sei solo tu, vai, intrattieni. Benson era quasi una divinità per me. È come se non avessi mai messo in conto che lui potesse morire, no? Una sorta di guida che mi ispirava costantemente. Continuerà a farlo, ovviamente, perché anche il suo operato in parte rimarrà in vita. Sicuramente il suo lascito. Anche un po' in noi, dai, in tutti quelli che ha influenzato tutti questi anni. Poi Diletta Verosa mi chiede: qual è la cosa fondamentale nel capire il prima possibile nella vita? Beh, la cosa fondamentale nella vita è capire di essere felici, soprattutto di pensare agli altri, di amare la vita, perché la vita è una cosa meravigliosa che va rispettata, anche se in un testo dico il nemico è la vita, ma lì faccio un gioco di parole chiaramente. Con questo vi saluto, ringrazio la mia amica Cinzia, ringrazio Christian Dalens e tutta la gente che mi vuole bene, e io voglio bene a loro. Ciao a tutti da parte di Richard Philip Henry John Benson. Che batosta, raga. Mamma mia. Con immobiliare punto. Il video sarà pubblico poi sul nostro canale. Comunque grazie ancora a Jerry PGN. Poetico poi come hanno chiuso. Ribaltando il concetto della vita è il nemico. Che ne pensare della morale che ha detto alla fine? Cioè, la cosa da imparare nella vita? Cioè, che in realtà è coerente con le sue scelte. Cioè, anche il fatto che alla fine si sia nuovamente dedicato a quello che lo rendeva felice è una conferma che queste parole le pensava sul serio. Quindi molto bello. Sì, se è vero che stiamo, come abbiamo parlato l'altro giorno io e Simone, su sto sasso di periferia dispersi nell'universo,
e se è tutto effimero, almeno divertiamoci, insomma. Sì, poi quello, questa è l'unica cosa positiva che devo fare. Che botta. Sì, l'ha presa male, cacchio. Bello però. Comunque voi siete il lascito che ha lasciato Benz. Ognuno ha gli aborti che si merita. Chissà qual è, chissà chi sarà e come sarà il nostro di lascito. Purtroppo già si vedono alcuni effetti. Se già noi facciamo cagare, come? Figura di nostri epigoni. Allora, c'è un altro best off. Questo non era probabilmente un best off, però di già scazzatine, che si chiama Quando provi a imitare Jerry Biscotti ma non hai il 4K, quindi mi sembra. Però regà, confermo io sta cosa che non vedo best off da un sacco di tempo. Infatti vediamo. Infatti vediamo. Sono meravigliato. Vediamo, vediamo. Nell'inbound, non nell'outbound. Basta, basta che non sia il greenbound, quello. Quello guarda in dubbio. Questa è una cosa gravissima. L'imbucato ai Boscar, ve lo ricordate, no? Cioè, il ragazzo che si è imbucato con il... Cioè, non è che non c'è 4K, non c'è neanche il Full HD, veramente vergognoso sul serio, pare in 480p. Cioè, sì, il video è 1080, ma per modo di dire, ha insomma. Fatto registrazione schermo, però, sì, però, però è già scazzatire, dai, vediamo. 720, mi sa. Mamma mia. Tutto pixelato. Ticket. Riesce ad imbucarsi alla prima di Doctor Strange, sempre grazie al Cerbero. Sulla poltroncina ho trovato anche un set di regali targati Doctor Strange, come un fantastico volume, cappellino, maglietta, poster, rivista con tutte le copertine dei fumetti e un set di cibo con un mini hamburger, popcorn, biscottino logato. È lui! Ma è lui! È il truffato... È... Ah. Quello che sei. L'insinuo. L'insinuo. Ma tu di nuovo per eccellenza. Ma tu lo sai che io ti odio, sì. Quando... o no? Il tempo di finirlo. Che te lo posso. La faccia bruttissima di Mr. Flame. Quindi, non ho capito. Chiama... Ma no, magari un nuovo villain, sì. Qua è proprio da. È da 17esimo. È da così, guarda. C'è presente? Così è stato. Se fossi costretto a usare una maschera perché sono troppo brutto. Io mi vergognerei di fare live e loro sanno di che sto parlando. Quando Dio spartiva l'intelligenza, cioè così Forrest Gump, bravo. Quando Dio spartiva la bellezza, io ero in fila per l'intelligenza. Forse ho sbagliato fila, no? Allora ragazzi, notizia incredibile, ore 21, come potete vedere dalle storie di Blur, oggi è l'ore 21, intervisterò il mitico Gianmarco Tocco sul suo canale. Ah, tra l'altro, ragazzi in chat, vi è piaciuta l'intervista? Bella stata. Marco mi ha detto che l'ha apprezzata. A me è piaciuta. Secondo me è già tra minimo vincitrice e podio dei prossimi Oscar su un paio di categorie. Però categoria speciale, perché live esterna è il nostro canale. Quando l'ha fatta sul suo, dice che viene comunque integrata. No, perché noi volevamo ritrasmetterla, quindi poi finirà con in lista. Ok. La cosa più figa sarà le prossime partite del Lupus, che viene pure lui. Sì, proprio sul finale abbiamo parlato di questo, ho detto io amo il format di Lupus, c'è amicizia, viaggi insieme, aggregazione, la chat decide tutto, punti rane, quindi tanto sta a Roma, quindi verrà. Sì. Dai, a parte scherzi ragazzi, ma voi vi aspettavate o no? Non stiamo scherzando, Blur verrà ospite al Cerber. Ammazza, la più grande intervista che tu abbia mai fatto. A voglia, grazie, cioè, però, ha toccato dei picchi di profondità. Ah, non pensavo, regà. Specie quando si è aperto sul suo passato... Sì. Sulle esperienze omosessuali, sì. quella parte lì. Non me l'aspettavo neanche io, perché lui non si è mai esposto particolarmente. No, appunto, quindi sul è stato web, interessantissimo. Certo. Va bene, grazie. Sei riuscito ad intrattenermi. Grazie. Sì. Intimo con Blur sul suo canale. Questa è una live di ieri. Sì, ovviamente. Guarda, con Bartolini sotto vero c'è stato. No. Ma come? Ne ho creduto! No. Cioè, il giuri sta a credere. Serio? Sì, vabbè, dai. C'è Blur che mi invita nel suo canale per fare un intimo. Ci avrebbe senso. Poi lui ha visto sta clip e è stata fatta veramente. Certo, dopo sì. Pensate, secondo me Blur non vede l'ora di averti sul suo canale per intervistarlo. Ah, ci hanno detto, guardate il post di Twitch Italia, crossover che non ti aspettavi. Ah, ok, dai. Cioè? Sono contento. Vediamo un po'.
Costanzo che ha chiuso con tale boni pubblicità proprio da meme. Ma qual è il crossover che ha detto Costanzo? Non ho capito. Che ha fatto state boni tutte le cose che ho fatto in vita mia. L'imitazione orribile tra l'altro di Costanzo. Il pudore dell'acqua, no. Pezzi di merda, siete dei pezzi di merda. Sono un uomo, ma quello al centro è quello che imita Costanzo. Sì, è lui, l'hai visto, sono io. L'hai visto su Twitch Italy? Per questo Daunia Comics è entrato anche Vanni Gio. Bella Vanni. Che i lupi aprano gli occhi. Ah, quando eravamo io e lupi. Bene, bene, che i lupi chiudano gli occhi. Potete fidarvi di me, non di Simone Santoro, però. Bene, che i lupi aprano gli occhi e mi pungano e mi indichino chi vogliono sbranare. Bene, bene, la decisione è... Ma che vuol dire sta cosa? Scusate. Che ha detto Rubino, mi sa, forse che lui aveva accusato e l'avete ucciso. Non lo so qual è la gag. Questa era la notte, ma che vuol dire che se gira verso noi e fa... Come per dire, ha aperto gli occhi. No, ma questa è una cosa gravissima. No, penso guarda un po' si può dire. Ma che è uno scam di Rubino? Che sapeva. Ah, dici che ce l'ho occhi aperti? No, penso il senso è che sapeva che lo stava deve uccidere. Secondo me se lo aspettava. E che gli faceva, vai, vai, uccidetemi, lo so. Stava a provocare, visto lui fa. Come masticazzi? Oh! Ma stiamo scherzando. I vostri punti rana. Rubino. Le vostre finanze. Rubino fa, come si chiama? Trash stalking. Trash stalking. Sì. Però sono chiusi. No, lui fa proprio trash stalking. Lui fa trash stalking. Lo sappiamo bene. Perché te si mette proprio a dire che te ne pentirai. Ma pure off mic, vedi, vedi, io guarda e poi te ne faccio mentire. Sì, sì. Lui è proprio trash stalking. Sì, sì. È vero, è vero. Lo sfogo. Bene, bene. La decisione è stata presa. Allora, ragazzuoli, hanno vinto i lupi! Oh! Ah, vabbè, che saremmo sbagliati. Come no, Gitano, che cazzo hai fatto? E chi è Cerbero? Non è nessuno, siamo quattro. No, ah, chi è vabbè, Cerbero? E chi è Cerbero? Ah, siamo 5, no! Io stavo dicendo siamo 5. No. Ragazzi, per tanta gente, c'è, si capisce in cazzo. Perfetta. Perfetta. Due stanno nascosti dietro l'angolo. Vabbè, Marco è caduto in prescrizione, tranquillo. Lo sei rifatto ieri. Sì, sì. Ieri non hai mai scammato. Ieri è stato perfetto. Perché ieri eravamo 9, qua eravamo 12. E mi confondo. Perfetta. Partita perfetta rovinata da Architano. Si dice in inglese, spero che lo parliate, tanto so che non lo capite l'inglese. Che io no. Anzi no, ve lo dico in italiano. Grazie. Che un uomo dimostra amore prendendosi un impegno, la donna dimostra amore sottomettendosi. Obey. Ma io cosa fai? Non fare le perché niente. Sono coccodrilli per una borsa. No. All'epoca ricordo che quei video che andava a fare tipo 2 milioni di visual al mese andava a guadagnare più o meno 45. Padre... Basta solo quella clip. Guarda che là è stato stop stealth. Sì. Sì. Nessuno se n'è accorto. E lo stacco praticamente una scena là. 2 milioni di visual al mese andava a guadagnare più o meno 45. Voglio parlare con i grandi, poi il bambino può dire comunque dopo. Red è team leggeress. Sì, sta tutto modificato. Sander Schilling, Charlie Chaplin, Ben Hill o la barba di O'Red. Io trovo divertente questo. Pure quando... ma no, che non siete fermati per me. Cioè Marco sta scrivendo: ringrazia la mia bontà che non ti muto per 15k secondi. Ma che cazzo stai scrivendo? 15.000 secondi. Ma chi ce l'hai? Papa Waigo. Pepe Waigo. Sei un coglione, non capisci mai un cazzo. Ringrazia che so buono che non ti muto, perché ho pensato mo lo muto, poi ho detto bravo Marco, bravo, questo è uno schiaffo proprio. So buono, così capisci che so buono. Poderoso. Sì, ma stavo lì con una mano sola. Sì, tutti. Scusate. Agisce, leggerezza totale. Grande, sì. Ecco, per esempio, io odio i bonghi, odio chi usa
tutti i tipi di canne, è un red, anche questo lo sapete. Cioè, i ragazzi, io odio tante cose. No! 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 Ha parlato! Appena hanno toccato per campo! Il Bubulus! Appena... Che gli hanno toccato? Nessuno tocchi il Bubulus! L'unica nessuno! Cosa. Ascoltiamo il religioso silenzio. Non ho sentito. Okay. Ragazzi, io odio tante cose, amo tante altre. Cazzone! Cazzone! Gli ha fatto proprio uno spuffetto! Gli sa di tutte cose orribili, secondo me. Eccoci tornati. Qua. Gli ho detto no, di andare... No, che l'ha fatto diventare così. Ovviamente. Ha fatto. È il tipo di prima. Ha succhiato. Ha scheletrito tutto. Ha secchiato tutto. Ha tutto in Jack Scalodrito. Allora, è lui. È quello dei meme. No, a me mi hanno invitato. No. Capita. Com'è? Non potremmo essere magari pure noi così Chad. No. È vero. Benvenuto Red. Ragazzi. Buonasera. Buonasera. Clappa, clappa. Tu vai? Ma dove vai? Ma lei è un comico, ma quanto siamo forti, regà, ma chi ci batterà mai? No, ragazzi, questa era bella vera. Ti basta, non sono l'imitatore ufficiale di Maurizio Costanzo. Come no? Ma me lo stanno a scrivere pure non su Instagram. Non sono io, non sono io. Cioè, ragazzi, no. In chat che ha detto, se lo saluti, si chiama Giacomo con la voce di Maurizio. Io vuol dire che sta buona, Giacomo, dai. Die se sta un po' buono. È buono. Ma no, sono uguale. L'ha fatto! È uguale! Dovrebbe dell'applauso. Greve! E vincono i villici in maniera epica! Bastardi! I villici, Rubì! Ero io e l'uomo. Ti hai capito, Rubì? Hanno vinto i villici perché il giustiziere ha ucciso Rubino! Ah, secondo scam da serata. Tutto su due stasera, vinto, incredibile! Mamma mia. Coattissimo il giustiziere e Damiano. Era pure una cosa perfetta perché finiva. L'altro lupo, sì. Aspetta un attimo. Livio, aspetta un attimo. Guardalo. Oddio, l'ispettore. Guardalo. Guardate la faccia pixellata di Livio. La calma prima della tempesta. Aspetta un attimo. C'è un dubbio. Oh, ma guarda stessa sera che gli ho tiltato. Sì. Madonna mia. Che poi ieri notte una certa Damiano ha aperto gli occhi, okay, ha fatto vendicare che era morto e poi ha fatto nonno son morto. Non questa partita perlomeno. Cosa? Perché io ero alla regia quando Gianluca ha tiltato. Era la terza partita, partita dopo. No, era la terza, era l'ultima. No, era la mia, era quella la mia. Di Gianluca era l'ultima. Questa era la seconda. La seconda questa. Okay. Abbiamo fatte quattro quella. Abbiamo fatte quattro, due scammate, due okay. Buone. Sì. No, tu eri? Era il lupo del l'altro cazzo. Lupo, sì. Aspetta un attimo. C'è un problema. Aspetta, raga, cioè quindi Damiano hanno vinto i villici. Era giustiziere? Sì. Ma era morto. Sì. Oddio, raga. Però qua colpa di Damiano, tocca essere sinceri. Sto cazzo di gioco. Qua era colpa di Damiano perché ha aperto gli occhi e ha indicato una persona da morto. Il master ha la responsabilità. Su di lui vanno. Sì, ma se sei morto. Sì, ma il master fa una cosa sola. Non è che fa la regia di tre telecamere, gestisce sette schermi, mette la musica, mette il countdown. Fa solo il master. Giustamente. E beh? Quindi. Gli dovevi dire che allora non abbiamo un bene, master ma... che no, fa no, solo io il master. Prenderei veramente un notaio. Un notaio che un sta notaio. Fianco al master e mi controlla voi. Uno che sta solo a darmi una mano. Sta lì col taccuino, segna i ruoli. Sì, che prima che finisce la casa mi dice ora finisce la partita e mi dà l'ok, a voglia. Ragazzi, se nel curriculum avete esperienze come master di lupus o notaio in generale, magari. Nel senso laureati ovviamente, vorremmo un notaio, uno di quelli seri che se va a pagare 7.000 euro all'ora. 7.000 euro, 7.000 euro per mettere tu firme. Quello che ci ha fatto il contratto, esatto. Da strubalino. Mamma mia, ragazzi, che momenti pure lì, eh. Allora, notaio. Asdrubalini, noi. Sì. Che andava velocissimo nel leggere tutto il contratto, a Sdrubalini. Esatto. Ha rallentato solo, si è messo il 0.25 lì. Seconda partita scampata. Umoristi che sono. Per noi, No, non sono quello che fa l'imitazione Maurizio Costanzo. Non sono io, grazie no, Gianni Biscotti. No, no. Grande
incontrato. Che gag non ve le faccio più, raga. E mi occupai molto di mafia in quel periodo. Vabbè, incredibile. Ah, interessantissimo. Dici di più. Che aveva certo detto mafia made in Italy. Vinci per noi, vinci per noi. Stai a mangiare io latte con biscotti. Quindi, per chi dice, ma tu perché non parli? Vede, Marra Alex ha pubblicato la foto dove si vedono i lividi su Asia. Ma siete scemi? I bambini sono fragili, nel senso, gli dai uno schiaffetto educativo, gli dai subito lì. Manco voi fate ridere. Comunque. Beh, non l'ho fatta apposta. Cioè. Tranquillo, scusate, è muscoloso. Sembrava così solida, lo so. Ma basta. Né vodka né sambuca, ma ubriachi di Big, come cazzo si chiama? E vincono i lupi, cioè Giorgia e Maggi. Allora, Livio, e Melia d'Ortrega. Di Gianluca, bravo, non ha senso. Io la prossima volta organizzo lupus, ma non verrò. No. Ti giuro, sarà una casualità proprio. Però effettivamente, oh, è stato così, però. No, allora va bene, incredibile. Fattualmente è accaduto, tra l'altro. Io, Olivio, ma so che ti l'ultima volta organizzo lupus, ma non verrò. Porco Dio, Olivio, so che ti dà fastidio. Porco Dio, no. Io sta cosa non l'ho percepita lì per lì. Era una rabbia estrema, regà. Madonna, stai avvelenato. Sì. Poi metti varie cose, non c'ho la voce, c'avevo degli impegni. Però fatalità, dico. È così incazzato sul serio. Sì. Io lì per lì mi sono incazzato, ho detto no, non verrò. Poi uscivo, ho detto no, ma vi pare, ci sarò la prossima volta. Però io ho proprio tiltato. No, e dietro. Ma io pure. Oh, di Livio, ma tutti, ma non vi è venuto il dubbio? Dio, la strega! Porco Dio, stava da retta la strega tutto il tempo, il veggente. Il veggente me lo diceva. Dio, io non No. Ma la cosa più assurda. Dio, ha fatto diventare Boni. La cosa più assurda è che dicevamo tutti, ma te pare che la strega esce al primo turno e se la rischia così, poi esce fuori il veggente. E il cavaliere, perché lui aveva fatto finta di essere il cavaliere, era uscito il cavaliere, ero io. Infatti. Eri tu, sì. Quindi no, era fattuale. C'è una cosa da dire. È andata così, immagini, fa, uccidiamo Livio. Io ho fatto. Posso dire una cosa, basta. Però. Molte volte. Oh, io l'ho seccato, Maggio. Io il mio l'ho fatto. Don Vito, ci puoi far rivedere come faresti, ti prego. Ok, nel senso stavo un incendio, detto, trovo una donna maggiorenne, oddio, anche se matura, non cambia nulla, ho detto dammela, mi serve per i superpoteri, poi fa e vado a salvare le persone, divento immune al fuoco e spengo pure il fuoco tramite, vabbè. Madonna, no! Chiudi. Che cazzo fai? Chiudi. Non fanno ridere, però bravo. Ci mancava un best of, è vero. A me piacciono molto, ma ci sta. Allora ragazzi, ci vediamo questa sera, ore 21, preparate i fazzoletti, la vasella, preparate l'elmo, perché si va in guerra contro Sta chiamando la polizia a caso. A dopo, ciao! Ciao! Gli squali, state arrivando! Ella! Registrando, aspetta, dove cazzo sono nascosti? Tutti al bagno. Come ti fa?